Buongiorno, vi aspettavate un buongiornissimo caffè? No, da me non lo avete, ma non lo avrete mai. Allora, ma che è sta zella? Dice sì, zella. Mi sono lavata i capelli, però poi ho giocato con le bambine. Quando le sveglio, io sono un po' un'attacchiona, ecco, e quindi si sono un po' scompigliati. Allora. Oggi è martedì, settimana corta perché solo oggi e domani vanno a scuola e poi il primo, il 2, il 3, il 4 giustamente saremo a casa. La mattinata è iniziata, io spero di non farvi. Ecco, la mattinata è iniziata prestissimo, no, sto tremando, ma così non sto, perché non riesco a tenere il. La mattinata è iniziata prestissimo, penso fossero le 2? Sì. Ho dormito 4 ore e mezza, però. O erano le 2 e mezza? Non ricordo, sinceramente. E vabbè, mi sono fatta la doccia. Poi mio marito è uscito molto presto, erano le 5 e qualcosa. E ho una giornata piena di cose da fare, quindi la forza la devo trovare da qualche parte. Perché poi sapete quando mi è venuto sonno? Alle 7 stamattina, quando dovevo svegliare le bambine, ora sono quasi le 8, quindi adesso io dormirei. Però, visto che non devo andare in ufficio stamattina, devo fare mille altre cose, tra cui anche la spesa. E una cosa che odio fare: devo stirare. Ho una pila di panni. E credetemi, altrettanti ne ho messi a posto non stirati, tipo le lenzuola, le asciugamani, l'intimo. Ma quanto odio stirare, cioè mettetemi a lavare pile di piatti, ma non a stirare. È la cosa che mi, credo tra i mestieri di casa sia la cosa che mi dà più fastidio. Sì, mettetemi a cucinare, mettetemi a lavare, mettetemi a fare altre cose, ma stirare no, so. Le tovaglie, i tovaglioli, quelli sì, il resto no. E vabbè, anche voi avete qualcosa che vi odiate fare, suppongo. Però stirare non lo batte nessuno. Se la gioca con lavare i pavimenti o pulire i vetri. Però sono quelle cose tipo, no, pulire i vetri è una di quelle cose un pochettino più rare, quindi. Vabbè, ci riprenderemo durante. Allora, non mi sono truccata perché lo so che sarò tutto il giorno a fare così fino alle 9 di stasera quando stramazzerò al suolo. Adesso andiamo. Stella deve portare la melagrana, il melograno, il frutto. No, il melograno è l'albero, il frutto è la melagrana, sì. Perché stanno studiando i frutti autunnali, finalmente è arrivato l'autunno. Io spero che in qualsiasi parte dell'Italia voi stiate bene perché ci sono state alluvioni in tutta Italia e anche qui ieri non siamo potuti uscire di casa, ieri pomeriggio perché c'era un vento terribile. Mio marito ha detto che il vento gli ha spostato un po' la macchina e se anche lui si è un pochettino ed è uno che di solito. Sto sentendo Peppa, siamo ritornati alle origini. E sto qui a chiacchierare, dovrei andare a scuola, dovrei passare a fare un paio di commissioni prima di andare a scuola. Le penne, dobbiamo comprare le penne. Io sto sempre a comprare penne, anche stamattina. Andiamo a comprare le penne, ci vediamo più tardi. Allora, perdonate gli occhiali, ma credetemi, faccio più bella figura così. Sono andata a portare le bambine a scuola, c'è un vento fortissimo, ma non fa così freddo tanto da giustificare più o meno perché ci sono 16 gradi e c'è il sole. Mamma mia, vabbè. Poi sono andata a fare una cosa che non prediligo fare di solito, cioè sono andata a trovare mamma e papà, non ci vado spesso. Però sempre prima della commemorazione dei defunti di solito porto sempre i fiori che poi sono quelli, le orchidee che avevo al mio matrimonio, quindi di solito, non proprio quelle, però di solito porto le orchidee. E abbiamo fatto anche questa, non è molto piacevole come occasione, però non vado proprio il giorno stesso perché sembra che sia. Vabbè, ho tutta una concezione mia sull'argomento che non piacerà a tutti, però insomma.
Il vento, io spero che i fiori durino perché il vento è fortissimo e nonostante siano ben, diciamo, imballati. Vabbè. Adesso vado a fare la spesa, poi vado a casa e tra il pranzo e le pulizie devo stirare assolutamente almeno qualcosa perché sennò andiamo molto, 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 molto male. Lo sentite il vento? Si sente? Cioè, sono caduti tantissimi alberi tra. L'ho detto già, vero? Quello davanti a scuola delle bambine, mi sono spaventata. Ah, nella nostra città, ma ho sentito anche in altre città d'Italia, c'è una nuova. Cioè, c'è un'iniziativa che si dice Dona un libro. È stata organizzata questa biblioteca e quindi si può contribuire donando dei libri. Naturalmente, in buone condizioni e che siano adatti per l'età. Io ne ho. Però io i miei libri non voglio e quindi una mia amica ha insistito e da parte di Stella ha donato il Piccolo Principe e gliel'ha comprato. Adesso io comprerò Piccole Donne per Antonietta e quindi arricchiremo la biblioteca così. E ero indecisa, c'è una serie di titoli bellissimi, ma Piccole Donne mi è rimasto nel cuore, cioè mi viene voglia di leggerlo. A casa ne ho due edizioni, anche del Piccolo Principe ne ho due edizioni. Sono legate a due momenti particolari, le tengo veramente nel cuore, però non avrei avuto mai il coraggio di prendere un libro mio e di donarlo. Non mi dispiace, non ce la faccio, è un mio limite. Vabbè, vado a fare la spesa prima che il vento me se ne porti. Che poi mi sono messa vicino al bancarello dei carrelli, sperando che il bancarello dei carrelli, perché si agita, però è tutto in acciaio, ancorato coi bulloni. Se il vlog termina qui, sarà un vlog postumo. Scendo dalla macchina, forse è il caso. Allora, prima di mettermi a sfaccendare, dovrei fare anche colazione, mamma mia. Ragazzi, il vento mi si portava. E io anche la macchina si muoveva e io non ho una macchina, ho una Zafira, è bella tracagnotta come me, voglio dire. Speriamo che non succeda niente, veramente, speriamo perché ho visto che già ci sono stati dei danni, speriamo che nessuno si faccia male, già ho visto in giro per l'Italia che in alcuni posti la situazione non è semplice per niente, ecco. Allora, ho fatto la spesa, però prima di sfaccendare vi volevo far vedere che cosa mi ha mandato il sito New Chic. Ho scelto due cose. Una la sto usando già da diversi giorni perché hanno fatto due spedizioni diverse. Questi siti ogni tanto hanno tempistiche un po' più lunghe, però dipende dalle cose perché, boh, non lo so. Allora, la prima cosa che ho scelto è questa. Naturalmente i link ve li metto tutti nell'info box come al solito. Ho preso questa che, ragazzi, è comodissima e non si è rovinata neanche con la pioggia perché sembra scamosciata. Non lo è, c'ha le nappine, ha una tasca qui, una tasca dietro e una tasca interna. L'ho presa in questo colore perché vedo che questo colore quest'anno si porta tantissimo. Ed è proprio Bordeaux. No, sì, è un Bordeaux. No, perché stavo vedendo la mia maglia è viola, questo è Bordeaux. C'ha le borchiette. Ecco, le borchiette non mi fanno impazzire, però mi sembra abbastanza fatta bene. È comoda, ha la tracolla, me la posso portare dove mi pare. Mi sta servendo parecchio. La sto utilizzando proprio tanto e ci stipo un sacco di roba. Quindi per il momento regge. La seconda cosa è arrivata ieri e ovviamente la devo lavare perché è un soprabito. E siamo sempre lì col Bordeaux. Allora, ho visto che quest'anno vanno tantissimo questi parka di pelo dentro. Sì, lo so, lasciate correre. E io ho scelto questo. Allora, l'ho provato. È come mettere addosso un peluche, però non è pesante, lo immaginavo un pochettino più spesso, e invece no, secondo me è proprio per questi periodi. Allora, la fantasia è questa, che richiama il Bordeaux.
È strano per me, però mi ha colpito, non so perché mi ha colpito questo beige col bordeaux così. Io di solito sono una da tinta unita, nero, però non lo so, mi è piaciuto tantissimo. E dentro è tutto foderato di pelo, che non tocco tanto perché lo devo lavare. Però non lo so, mi è piaciuto tantissimo. È comodo perché la lunghezza lunga, c'ha le tasche, anche queste hanno il pelo, quindi non devo neanche mettere i guanti, soffrendo. Non lo so, adesso lo lavo e poi vi dico, sembra molto comodo, proprio quei giubbini da mettere, pratici da buttare dove capita, di andarci a fare la spesa, una passeggiata, accompagnare le bambine, queste cose qui. Comunque, vi lascio tutti i link giù. Io adesso bando alle ciance, dobbiamo metterci, dobbiamo, venite pure voi, help. Dobbiamo metterci a fare i servizi, tra cui sistemare la dispensa, perché se ve la faccio vedere... Io me ne vergogno. Questa non è la dispensa, queste sono le merende. Queste sono le merende. Se notate una particolare predilezione per il pan di stella è perché sono in offerta e quindi le continuo a comprare. E vabbè, vado. Allora, quasi finito di mangiare. E tra poco ci mettiamo a fare i compiti. Ho visto che ci sono diverse cose. Antonietta mi ha fatto prendere un colpo. Guarda, un sacco di matematica. Poi invece matematica domani non c'è. Quindi è per quello che ha segnato di più, perché si riandrà la prossima settimana. Volevo dire una cosa. Polemica, sì, perché io poi mi tengo fino a un certo punto, poi sbotto. Stavo vedendo le stories di colleghi youtuber. E ho visto un collega che è andato al cimitero per un parente e non solo si è lamentato che sulle altre tombe ci fossero dei fiori finti, ma faceva le stories nel cimitero. Ora, io l'ho sempre detto che sono vecchia, ma quello è un posto sacro, è un posto benedetto. Si deve avere rispetto, non si parla al cellulare, non si parla ad alta voce, non si corre. Cioè, è un luogo di raccolta e di preghiera e qui si fanno le stories su Instagram. Io sono senza parole. Davvero, non lo so, sono fuori dal mondo, io lo so che vivo nella mia bolla, ma a voi sembra una cosa naturale da fare? Non lo so, non lo so, non lo so. Davvero, veramente non lo so. Vabbè, comunque, chiudiamola qui, tanto è inutile. E sono riuscita a pulire mezza casa, ma non sono riuscita a stirare. Avevo altre urgenze da fare, bagni, letti, la dispensa l'ho messa, cioè l'armadio delle, l'armadietto delle, come si chiamano? Delle merende l'ho sistemato e questo è. Quindi oggi l'ultimo pomeriggio di compiti, poi vediamo quanti ne riusciamo a fare. Domani è l'ultimo giorno e poi riprendiamo lunedì. E oggi abbiamo danza, anche domani abbiamo danza, però abbiamo anche una festa e anche Halloween. C'hanno una vita sociale che io alla loro età me la sognavo. Io il pomeriggio stavo a casa, il massimo della vita era vedere Mila e Shiro, due cuori nella palla a volo. Veramente vedevo prima Mimì, perché Mimì è la cugina di Mila. Ricorderete? Vabbè, io vedevo lo Spank, quelle cose lì. Un'altra generazione. Allora, speravo di non dover fare questo piccolo pezzo di video, ma mi trovo nella condizione di doverlo fare, doverlo, volerlo fare. Il signor Edoardo, Star Fashion Makeup, non ricordo la sua data di nascita, ma è molto dopo la mia, è stato così educato da non solo pubblicare quello che è stato il mio messaggio privato, sul fatto che io trovassi irrispettoso andare al cimitero con il cellulare a fare le foto,
Ma ci ha tenuto anche a chiamarmi Nulla Cosmico, a dire che io utilizzo le mie figlie per fare visualizzazioni, mentre amore tu non sei nessuno. Allora, lo dico adesso, perché di tutte le cose che mi possono dire, una cosa non si può fare: parlare delle mie figlie. Cioè, non esiste, non esiste. Vai a spolverare le tue Chanel, ma non toccare le mie figlie e non metterti in bocca le mie figlie. Non è neanche nel contesto della cosa. Io stamattina sono andata lì al cimitero. L'ultima cosa a cui ho pensato è stata prendere il cellulare della borsa. Quindi. E poi un pochettino di rispetto quando ti relazioni con qualcun altro, capito? Solo quello. Non siamo tutti uguali, no, non siamo tutti uguali. Sì, non siamo, e non la pensiamo tutti allo stesso modo. E sinceramente posso dire di essere fiera di pensarla in un certo modo per determinate cose. Sì, vado a fare i compiti. Mi sa che chiudo qui il vlog perché sono le 17. Per amore di precisione, vabbè. 04, sono circondata da orologi. Sto finendo di preparare la cena, adesso andiamo a danza e devo fare un paio di commissioni mentre loro sono a danza, quindi non ho il tempo di chiuderlo dopo il vlog perché poi sarà il delirio, doccia, capelli e cavoli vari. Ho preparato una specie di minestrone, ma ci ho messo anche i funghi. Io lo faccio così, e i fagioli. Una patata, carote, zucchine e solo un po' di sale. Io non metto mai l'olio nel minestrone. Chi vuole lo aggiunge a crudo, a me non piace l'olio, non lo so, mi dà un po' di sensazione strana, quindi è raro che io lo aggiunga. E poi, vabbè, per le bambine, scusate, i fornelli sono tutti sporchi. Ho fatto due pentole di polpette, ma perché io ne cucino sempre in più che devo, così le congelo oppure me le tengo. Le devo far vedere per Halloween. Io ho preso questi, che io li ho comprati 3,90 euro. Dico, ah, sai, di plastica, ma costano dal cinese. E invece no, perché se premi si illumina. Aspettate, ora vi faccio vedere. Sperando che non vengano di qua, hanno finito ora di fare merenda. E poi gli ho preso una cosa scema scema, ma tanto non vanno da nessuna parte. Antonietta ha una festa e metterà sopra due gonnelline di queste col tulle puramente infiammabili. Ecco, questa. Sì, un attimo. Sì, E poi con questo. Sì, ora guardiamo Maria la gallina. No, Antonietta. E poi la gonna. Stella, me la. Grazie. Rosa. Ok, no, non ti posso inquadrare. Non ti. abbiamo la coroncina e la treccina. È una trecciona. No, 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 no. Si aprono domani. Perché ci sono i pastelli in terra? Maria la gallina in cerca del pulcino. Non aprite. Oh Madonna. Hai due. Aspetta, sono. Mettimelo, vediamo come mi sta. Non lo rompere. Che se no queste 1,90 euro le abbiamo buttate. Chi sono io? Un incrocio tra Heidi e una regina. La regina di cuore. Come canta Frozen Antonietta, l'inglese lo mastichiamo in questa casa. Va bene, noi vi salutiamo, salutate. Ok, ci vediamo al prossimo video. Grazie per la compagnia. Noi sentiamo Maria la gallina. Ciao.